Allora, buonasera a tutti, benvenuti. Io mi chiamo Roberto Valaudo e insegno matematica e fisica al liceo scientifico, sia le opzioni scienze applicate che tradizionali. Ci fa piacere avervi qui questa sera e abbiamo preparato qualche esperienza. Abbiamo chiesto ai nostri ragazzi di farvela vedere, di illustrare qualche esperimento e vedremo delle cose che coprono come programma la fisica dalla prima alla quinta. Nello scientifico, in entrambi gli ordinamenti, la fisica è una materia che si fa dalla prima alla quinta, con un monte ore che in prima e seconda dura una settimana, poi dopo diventa di 3 ore nel triennio. Io non vi rubo altro tempo, lascio che siano loro a parlare, che ci fa anche piacere che facciano vedere loro quello che sono riusciti a fare. Va bene? Via! Buonasera a tutti, oggi vi parlerò della teoria di oscillazione di un campo. Come possiamo vedere, i diversi pendoli non hanno lo stesso periodo di oscillazione, questo perché il periodo di oscillazione non dipende dalla massa del pendolo, ma dalla loro lunghezza, in questo caso dalla lunghezza del pendolo. Perfetto. Questo è il motivo per cui, per esempio, quando negli orologi a pendolo vi accorgete che l'orologio va o avanti o indietro, quello che fate è agire su un bilanciere che sposta leggermente il baricentro del pendolo, quindi fa in modo che il braccio del pendolo che oscilla cambi di lunghezza, quindi che questo oscilli più lentamente o meno lentamente a seconda che l'orologio sia avanti o indietro. Cosa vediamo dopo? Parliamo di suono, vai. Se impugniamo un asse di ferro in un qualsiasi punto, battiamo ad esempio con delle forbici, possiamo sentire che il suono non è molto acuto, è piuttosto spento. Se invece ne impugniamo al centro, possiamo notare che il suono è molto più acuto, questo perché il suono si propaga in maniera diversa. Per aumentare il suono possiamo usare la specie greca, che è una forma che usa tanti violinisti per diminuire l'attrito nelle corde del violino. Sfrega fino in fondo la prima forte, la prima stringi forte. No, finché mi spiace per voi. Sperate che ce la faccia, se no fino a mezzanotte. No, tanto c'è il bar, facciamo uno spuntino. Dai, basta la camminata. Il suono che avete sentito in realtà è prodotto dalla risonanza di onde, perché lui fa in modo di creare delle onde che siano di una lunghezza che è proprio la metà dell'asta, quindi quando arrivano in fondo all'asta rimbalzano e si autosostengono. I fenomeni di risonanza danno luogo veramente a delle cose disastrose alle volte. C'è su internet un filmato di un ponte che è entrato in risonanza perché era stato costruito in una valle dove c'erano delle raffiche di vento a intermittenza. Disgrazia volle che il periodo delle raffiche di vento fosse proprio in risonanza con la lunghezza del ponte, perciò succedeva che quando queste raffiche colpivano il ponte lateralmente, il ponte cominciava a oscillare in questa maniera.
È un po' come se voi avessi un bambino che va in altalena e ogni volta che torna indietro gli resta un piccolo colpetto, in risonanza col periodo dell'altalena. Basta niente e prima o poi il bambino fa delle oscillazioni molto rapide. Dopo una ventina di minuti questo ponte, che era una struttura in cemento armato, faceva delle oscillazioni di più di 20 metri di ampiezza e poi è andato a pezzi. Quindi la risonanza è in grado di fare cose veramente eccezionali. Va bene, adesso saliamo di mano, andiamo in seconda, prendiamo di pressione e vediamo che succede. Dunque, buonasera a tutti e benvenuti innanzitutto. Stasera vi illustrerò un paio di esperimenti sulla pressione. Se prendiamo queste due semisfere e le chiudiamo, possiamo notare che si separano molto semplicemente. Nel momento in cui noi andiamo a togliere l'aria all'interno della sfera, quando andiamo a togliere l'aria all'interno della sfera, la pressione atmosferica che c'è all'interno è molto minore a quella che l'aria esterna produce sulle due semisfere, quindi rimarranno attaccate e non riusciremo a staccarle. Questo è uno esperimento che serve a far vedere quanto l'aria schiaccia in realtà. Noi non ce ne accorgiamo, ma l'aria schiaccia tantissimo in realtà. Noi stiamo togliendo l'aria da dentro questa sfera. Se tolgo l'aria da dentro, la pressione dell'aria verso l'esterno diminuisce, resta solo quella dell'aria fuori verso l'esterno. Adesso chiudo l'angolo e tolgo le semisfere. Ho tolto anche un po' di più delle semisfere, non importa. Prendi, mette qua. Tira, speriamo funzioni. Vieni con me, va bene. Questa sfera qui si chiama la sfera di Magdeburgo perché è stata creata per la prima volta a Magdeburgo nel 1650 circa. Hanno fatto una prova e non sono riusciti a staccarle con 8 cavalli, con la forza di 8 cavalli per lato. Quindi 4 cavalli per lato, le sfere erano più grosse, ma 4 cavalli per lato non sono riusciti a staccarle. Se invece adesso faccio entrare l'aria, sempre a far vedere che l'aria schiaccia, gonfiamo un palloncino. In genere, se come lo gonfiate un palloncino? Con la bocca, effettivamente non è una cattiva risposta, con la bocca, cioè soffiamo dell'aria dentro il palloncino. Un altro modo di gonfiare un palloncino è togliere l'aria che c'è fuori. Poco pratico, devo dire, però effettivamente alle volte funziona. Vediamo. Vai. Cosa è successo in questo caso? In questo caso noi abbiamo tolto l'aria che c'è all'esterno del palloncino. Di conseguenza l'aria che è presente all'interno del palloncino tende ad espandersi fino a che la pressione esterna e quella interna non sono pari e quindi il palloncino inizia a gonfiarsi finché non occuperà per tutto lo spazio e poi esploderà. Va bene. Adesso passiamo in terza, meccanica, e parliamo di energia. La rotaia chi la fa? Io. Meno male che ce l'hai di quinta. Allora, parliamo di energia potenziale e ciclica, quindi la conservazione dell'energia meccanica. Allora, praticamente noi abbiamo cercato di trovare un'altezza minima in modo tale da far fare a questa pallina il giro completo della rotaia. Abbiamo fatto vari tentativi e inizialmente abbiamo cercato un'altezza senza contare l'attrito che c'è tra la pallina e la rotaia e senza contare che la pallina rotoli, cioè giri su se stessa con la scivola cadere, quindi che trasmi semplicemente. Solo che abbiamo capito che senza avere conto di questi due fattori la pallina non fa giro. Poi abbiamo provato a tenere conto invece della rotazione della pallina, però non abbiamo tenuto conto di nuovo dell'attrito e quindi ci siamo accorti che nuovamente la pallina non fa il giro della rotaia. Va meglio, ma non basta ancora. Però poi alla fine abbiamo tenuto conto di tutti i fattori che ci sono nell'energia, della situazione dell'energia meccanica, quindi anche dell'attrito che c'è tra rotaia e pallina. Abbiamo trovato l'altezza minima da far partire la pallina,
siamo accorti che appunto la pallina fa uscire dalla bocca. Mettendoci dentro la legge rotazionale e l'attrito, riusciamo a far fare la pallina in giro. Va bene. Di meccanica vi facciamo vedere ancora una cosa. Se ho chiesto ai miei ragazzi di risolvere un problema, se io prendo questa ruota e la prendo qua e poi la lascio, questa ruota cade. Io ho detto a loro, se non avete la sufficienza dovete fare in modo che la ruota non cada. E loro ci hanno pensato un po' e poi hanno risolto questo problema. Come? Come l'hanno risolto? Ho pensato in cancella la ruota. Non potete farci incinare la ruota. Hanno fatto una cosa di questo tipo. Allora, praticamente la ruota sta in equilibrio, non cade per la conservazione del momento angolare, che è una forza che mantiene appunto l'asse della ruota orizzontale, quindi non può cadere, però come vedete gira su se stessa, questo perché il momento angolare cerca di seguire le forze che agiscono all'esterno e quindi ruota non cade. E questo è il motivo per il quale quando arriviamo in bici, quando siamo fermi al semaforo cadiamo, cioè quando noi ritagliamo, sempre quelli che... Sono le ruote girano, tendono a stare nella stessa posizione, è più facile stare in equilibrio quando le ruote girano che non con le ruote ferme, comunque non è più costante. Va bene, passiamo al programma di guardia invece, elettricità e magnetismo, e partiamo da elettricità, quindi vi facciamo vedere qualcosa di magnetismo. All'interno di questa macchina abbiamo un nastro di gomma che andrà a sfregare contro una pelle di gatto. Questa pelle di gatto è temperata, il nastro di gomma che per induzione porterà la carica fino a questo elettrodo e poi a riporta macchina. E poi riporta macchina. Queste cariche ovviamente sono tutte dello stesso tipo, quindi cariche uguali, si respingono. Questa è la semplice. Vediamo se è vero? Sì. Facciamo chiare questo. Vediamo. Passiamo adesso a Schutz, abbiamo questi due dischi dove sono pensando le lampe, facciamo girare tutti i due dischi per sfregamento di queste setole andranno a caricare appunto queste placche sempre per l'induzione porteranno e daranno le loro cariche a queste punte che a loro volta caricheranno prima le bottiglie di vita che sono i condensatori, quindi accumulano le cariche che andranno a costruire tutte queste cariche dentro di questi due dischi. Andiamo a vedere. Giriamo il disco. Fa molto facile. Io provo a separare i due dischi e a far girare. Possiamo vedere come si crea il campo elettrico. Come? Anche questo elettroscopio. Questo elettroscopio adesso lo vediamo. Andrà a disorientare, quindi l'ago si sposterà, questo perché appunto gli altri l'ago prima giù, lui ha creato dell'elettricità statica che intorno crea un campo e non si vede ma c'è, perché all'improvviso le fonti di questo elettroscopio si scorre. Per scaricare l'elettroscopio succede toccarlo con tutto, le cariche dall'elettroscopio fluiscono fino a terra del nostro corpo. Passo per la quinta. Passa con la magnetica, non più elettricità ma correnti e magnetismo, quindi freni magnetici e correnti di fuoco. Allora, passiamo a questo pendolo, il pendolo di Valtenoppel, che prende appunto il pendolo di questo pendolo. Andiamo a far oscillare questo pendolo, come vediamo un periodo, non si ferma subito. Questo perché appunto c'è un periodo del pendolo che non ha nessun tipo di forza che può andare a dissipare questa energia. Come facciamo a dissipare l'energia per diazionare questo pendolo? Semplicemente immettendo corrente dentro di questi due solenoidi. Immettendo corrente dentro di questi due solenoidi vi è una variazione di flusso. Essendo c'è una variazione di flusso si crea un campo magnetico e questo campo magnetico va a interferire sul disco. Sul disco si creeranno delle correnti chiamate correnti di fuoco alto o correnti parassite che disperderanno l'energia in calore. Disperdendo l'energia viene l'effetto frenante. Quell'effetto frenante che possiamo vedere ad esempio nei treni quelli un pochino più moderni e questi freni magnetici, quindi freni magnetici molto molto potenti che vanno a frenare subito il moto di questo pendolo. Facciamo andare, ovviamente vediamo questo andrà molto molto efficace.
non servono mai freni magnetici, il magnetismo non si vede, ma sono molto più efficaci dei freni a disco, per esempio dei freni meccanici, perché sono a fermare, si usano infatti per mezzi grossi, di grossa massa, treni, autoarticolati, giostre, anche carrelli delle montagne russe, perché il magnetismo riesce a fermare oggetti in maniera molto più efficace che non dal tipo meccanico. Quindi questo facciamo vedere? Esatto, proprio perché queste correnti dissipano calore, andiamo a vedere come attaccando questo generatore. Ok, qua vi è una corrente continua che viene poi trasformata in corrente alternata in questo meccanismo. E appunto perché dissipano calore, queste correnti di Foucault andranno a crearsi all'interno del cacciavite. Altre cacciavite è proprio perché è fatto in metallo e possiamo vedere come. Sta fumando, lo so, diventa incandescente. Ecco, diventa profondamente rosso. In una decina di secondi appena. Se lo lasciassi pulito qua, si fonderà. Diventa rosso. Continua. Il vantaggio di questa cosa è che se io ci metto un po' dentro non è assolutamente caldo. Quindi perché il mio dito non ha proprietà magnetica del sesso. Questo è il principio con cui funzionano le cucine di induzione. Avete una spira così nella cucina che scalda delle pentole per cucina di induzione, sono pentole particolari. In grado di scaldarsi e scaldare i cibi.